Le illusioni, intanto, che cosa sono? Prendiamo le illusioni di Foscolo, per esempio. Sappiamo che i sepolcri sono costruiti sul concetto di illusione, sull'idea, sull'immagine di illusione. Ai gregge cose il forte animo accendono l'unione di forti, le illusioni sono tenute in piedi dalle tombe dei grandi, no? Che incitano i vivi a compiere grandi imprese. Le illusioni di Foscolo sono però delle costruzioni mentali, cioè sono nel soggetto. Il soggetto si illude. Le tombe rappresentano le illusioni per quelli che sono vivi e che sperano di poter continuare a vivere nel ricordo dei posteri. Per Leopardi è questa la novità straordinaria del pensiero leopardiano che anticipa l'antropologia del Novecento. Per Leopardi le illusioni fanno parte della natura, sono oggettive. La natura costituisce gli esseri viventi, gli uomini, in questo caso però non tutti gli esseri viventi, l'uomo, come capace di illudersi. E questo non è il frutto di un errore, al contrario, è il frutto della sua autenticità naturale. Quando l'illusione svanisce, perché la violenza della luce della ragione fa emergere la verità, a quel punto, no, l'uomo perde qualsiasi tipo di capacità poetica. L'illusione sta propriamente in ciò, nello sperare che venga soddisfatto ciò che noi desideriamo. L'umanità ha perso le illusioni precedenti. Le illusioni precedenti erano, per esempio, che ci fosse una natura benevola perché creata da Dio e finalizzata al benessere dell'uomo. Quindi siamo immessi dentro all'orizzonte del nichilismo, cioè siamo disperati, non c'è esito, non c'è scopo. In particolare Leopardi se la prende sempre molto con quelli che invece dicono vedrete invece, perché l'Ottocento anche, non è solo il secolo della noia e del nichilismo, ma anche il secolo delle grandi speranze sociali. Ecco, io credo che più che speranze sociali, Leopardi si è fatto carico di disperazioni sociali.